Confronto fra due dispositivi abbastanza differenti tra loro perché appartenenti a fasce di prezzo nettamente differenti. Da una parte abbiamo il Vivo Note X, dispositivo top di gamma dell'anno scorso, mai arrivato ufficialmente in Italia, ma solo acquistabile attraverso dei rivenditori che lo importavano da mercati esteri, come il multistore del Zaza. Dall'altra parte il Samsung A34, forse uno dei più interessanti dispositivi Samsung di fascia media del 2023 per quanto riguarda la fascia media A, perché si è avvicinato molto alla 54 e sotto certi aspetti è anche risultato migliore. Prezzi ovviamente abbastanza differenti, poiché la 34 partiva da un prezzo di 399 euro per la versione da 128 GB e 469 € per la versione da 256 GB. Attualmente su Amazon la versione da 128 GB è acquistabile anche intorno ai 270-280 €. Il Vivo Note X sul multistore del Zaza, nella versione top che ho io, 12 GB, 512 GB, attualmente costa 999 €, ma su altri mercati che magari non offrono la garanzia italiana viene venduto anche intorno a poco più di 600-650 euro. È un dispositivo interessante per chi ha l'esigenza di dispositivi di grandi dimensioni, perché parliamo di un vero e proprio phablet, mentre la 34 è un dispositivo più compatto. Partendo dalle confezioni di vendita, sono nettamente differenti perché il Vivo, diciamo, offre anche una confezione premium, a differenza della 34, che invece a cui interno troviamo praticamente quello che troviamo anche nei dispositivi top di gamma della casa sudcoreana, quindi il pin per rimuovere le SIM, la manualistica, una sorta di pochette che avvolge il telefono, il cavo di connessione dati del telefono e basta più. Quindi non troviamo la cover, non troviamo nemmeno in particolare il caricatore da muro. Teniamo conto che il Samsung A34 può essere caricato con un caricatore massimo da 25 watt di Samsung e supporta quindi la ricarica rapida fino a 25 watt. Il Vivo invece offre qualcosa di molto più. Infatti, nella sua grande confezione troviamo ovviamente l'adattatore, perché in pratica all'interno della confezione, essendo non un prodotto importato direttamente in Europa, troviamo l'adattatore per le prese americane. Quindi il multistore del Zaza ci offre anche un adattatore. Supporta il flash charge e arriva fino a 80 watt. E lo troviamo in confezione. Troviamo in confezione anche il cavo dati USB Type-C, USB Type-C, ovviamente lo spillino per rimuovere le SIM, e in più, molto interessante, troviamo anche altri due elementi. Innanzitutto una cover dallo stesso colore del dispositivo, nel mio caso blu, che è in finta pelle, con una trama molto molto bella, non si sporca tanto facilmente, non trattiene le impronte, è fatta molto bene, ovviamente protegge in maniera molto bassa il telefono perché, come vediamo, è poco spessa e protegge solamente in particolare i bordi, mentre lateralmente non offre nessuna protezione, però è semirigida, anche se è abbastanza flessibile, è comunque di tipo semirigida. Non ingrandisce molto le dimensioni del prodotto, quindi è serigrafata ovviamente Vivo e a me è piaciuta tantissimo. Oltre a questo troviamo anche delle cuffie cablate con ingresso USB Type-C, una cosa che praticamente è abbastanza rara trovare nella maggior parte dei produttori. Quindi cuffie USB Type-C cablate con ingresso USB Type-C. Oltre a questo, come ho mostrato anche nelle altre recensioni, la stessa confezione premium, non solo per la dotazione, ma anche per le sue caratteristiche, per come viene rifinita. In pratica abbiamo un tessuto veramente molto piacevole al tatto, è sempre velluto ed è quindi una confezione veramente molto ricca. Oltre a questo, il Vivo arriva con una pellicola
pre-applicata dal produttore, mentre la 34 arriva senza nessuna pellicola. Sono due dispositivi differenti, uno è stato presentato nel 2022 il vivo, diciamo metà aprile 2022, l'altro è uscito invece i primi mesi, se non sbaglio a marzo, metà marzo del 2023, successore della 33 5G. Per quanto riguarda le altre differenze, sono a livello software, perché se andiamo in particolare sul software di entrambi i prodotti, abbiamo in pratica che il vivo è fermo ancora alle patch di sicurezza di maggio e ovviamente a Android 13. Il Samsung si presenta con Android 13, è uscito con Android 13. E alle patch di sicurezza invece aggiornate a giugno 2023. Ci troviamo all'inizio di agosto. Diciamo che il Samsung è molto più aggiornato, anche qui che è una versione media rispetto al Vivo. Solitamente si arriva, diciamo che gli aggiornamenti delle patch di sicurezza arrivano ogni 2 o 3 mesi massimo, mentre invece nel Vivo anche qui gli aggiornamenti solitamente arrivano ogni 3 mesi. Mentre per quanto riguarda diciamo gli aggiornamenti futuri, il Samsung verrà aggiornato con ben 4 major update, quindi arriverà, essendo uscito con Android 13, anche ad Android 14, 15, 16 e 17, 5 anni di patch di sicurezza, quindi al pari dei top di gamma, sempre di casa Samsung, mentre il Vivo dovrebbero essere 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza, tenendo conto di quello che in pratica è stato previsto per gli altri dispositivi di casa Vivo usciti quest'anno e alcuni usciti anche l'anno scorso, quindi o 2 o 3 comunque major update. È uscito con Android 12, è stato aggiornato da Android 13, quindi in teoria dovrebbe arrivare almeno un altro major update. La prima grande differenza che comunque risulta fra i due prodotti sono ovviamente le dimensioni, perché parliamo di un dispositivo abbastanza compatto. Il Samsung presenta infatti un'altezza di 161,3 x 78,1, quindi abbastanza largo, per 8,2 mm, abbastanza spesso, sembra un piccolo mattoncino, mi piace veramente tanto, con un peso di 199 grammi e l'ho preso in questa colorazione. Che è, diciamo, abbastanza affascinante. Pensavo che era un colore molto più indicato per le donne, invece alla fine mi sta piacendo comunque abbastanza tanto. Troviamo sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione. In alto abbiamo il carrellino che ospita o due nano SIM o una nano SIM, l'espansione di memoria, più il secondo microfono per la soppressione di rumori. Nella parte posteriore abbiamo il sistema di 3 fotocamere principali che segue la stessa, diciamo, grafica di quella che è stato adottato nei top di gamma, quindi della serie S23, più il flash LED. Nel lato sinistro non abbiamo nulla, in basso abbiamo il microfono principale, un secondo microfono per la soppressione di rumore, quindi abbiamo ben 3 microfoni sulla 34 più la cassa dell'altoparlante. Il dispositivo in modo particolare è mono. Poi abbiamo ovviamente la porta d'ingresso USB Type-C 2.0 senza uscita video. Il retro del prodotto è plastica, si parla di plastic, è una sorta di policarbonato che molto somiglia al vetro e che diciamo al tatto sembra veramente vetro, quindi è poca la differenza. Non si è graffiato fino ad ora, lo tengo già da diversi mesi. È un prodotto che comunque resiste molto bene. Ha diciamo i bordi arrotondati, ovviamente è flat il display ed è quindi veramente molto molto piacevole. Per quanto riguarda ovviamente di come si tiene in mano, è praticamente perfetto per me che ho le mani abbastanza grandi, si tiene veramente molto bene. Il suo peso, che è ben distribuito, diciamo non porta nessun tipo di problema. È un prodotto di fascia media che io considero a veramente tanto, tranne per un aspetto che è la fotocamera frontale, che in pratica o la fotocamera selfie, che segue diciamo una linea che era presente nei dispositivi di alcuni anni fa, quindi
quindi non c'è la classica, il classico panciol, ma abbiamo questa goccia che era presente già comunque nei telefoni vecchiotti, e questo è, diciamo, l'unico aspetto negativo nello stile di questo A34. Il vivo invece si presenta con dimensioni molto più generose, perché parliamo di un vero e proprio phablet. Dall'altezza di 168,8, la larghezza di 80,3 mm, uno spessore di 8,75 mm nella versione in pelle, mentre nella versione in vetro 8,37 mm. Un peso complessivo che va dai 216 grammi per la versione in pelle ai 221 grammi per la versione in vetro. Questa è la versione che ho io, e in particolare in pelle vegana, che è una sorta di policarbonato rivestito da questa pelle. Non trattiene le impronte, diciamo, è veramente molto piacevole al tatto e ha un ottimo grip, mentre il frame laterale, se nella 34 ovviamente in plastica, qui è in alluminio ben ottimizzato. In più, il dispositivo segue la stessa curvatura sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Il vetro non è completamente flat, ma è leggermente curvo ai bordi. La sua stondatura lungo diciamo, i bordi fa sì che lo spessore del dispositivo sembri molto più piccolo rispetto a quello che è realmente, e questo permette anche una buona presa in mano. Difficilmente ci scivolerà di mano, anche perché rispetto al vetro questa sorta di pelle vegana ha un grip migliore. Nella parte posteriore troviamo la disposizione delle fotocamere, che è leggermente più in alto rispetto al profilo del telefono. Questo fa sì che quando il telefono è poggiato su di un ripiano leggermente traballa, mentre la stessa cosa succede anche con le fotocamere, che sono della 34 leggermente, anche in questo caso quando poggiato su di un ripiano traballa, ma di meno rispetto al vivo. Sul lato destro il vivo tiene il bilanciere del volume e il tasto di accensione, le fotocamere disposte su questo blu sul lato posteriore. Sul lato sinistro abbiamo il tasto fisico per silenziare le notifiche, o meglio per disporre la suoneria o silenziare la stessa suoneria, stessa diciamo tecnologia utilizzata nei OnePlus e in iPhone. Nella parte in alto abbiamo un lettore IRD per gli infrarossi, che viene utilizzato quindi per comandare TV o altri dispositivi on the box, più il secondo microfono per la soppressione di rumori. Il terzo microfono per la soppressione di rumori è disposto praticamente sull'oblò delle quattro fotocamere, e viene utilizzato come audio direzionale durante la riproduzione dei video, quindi va a eliminare maggiormente il rumore di fondo, di sottofondo, quando effettuiamo le chiamate, facciamo delle riprese video. Mentre nella parte in basso abbiamo il carrellino che ospita due nano SIM, non c'è la eSIM e non c'è la possibilità di espandere la memoria, più il microfono principale. Poi abbiamo la porta di ingresso USB Type-C, e infine abbiamo la cassa dell'altoparlante. Il dispositivo ha un audio stereo che fuoriesce sia da queste due casse in basso, piccoline, che dall'auricolare posto in alto. Ovviamente il vivo, essendo un dispositivo molto grande, si tiene veramente con difficoltà sia per l'utilizzo con una mano, anche se il grip è abbastanza buono e anche migliore rispetto a quello del Samsung, sia perché comunque ha uno spessore ridotto. È una vera e propria, diciamo, mattonella molto grande di dimensioni, e quindi anche in tasca, soprattutto d'estate, si ha una certa difficoltà a tenerlo in mano. Ma chi ha come me delle mani abbastanza grandi, basta un po' di abitudine e poi si ritrova con un dispositivo che è veramente bello da utilizzare, soprattutto durante la riproduzione di video o filmati su YouTube o sui vari servizi in video streaming come Netflix. A proposito, tutti e due i dispositivi hanno la certificazione L1 Wide Wine per riprodurre i video alla massima risoluzione possibile sui vari contenuti in streaming. Quindi, tornando al vivo, ovviamente avendo un dispositivo così grande, chi si abitua a utilizzare questo dispositivo poi avrà difficoltà a tornare a dispositivi più piccoli, perché diciamo ci sarà proprio questo problema di passare da un dispositivo molto grande a un dispositivo con uno schermo più piccolo, che ovviamente non aggrada come quello grande.
Oltre a questo abbiamo anche una differenza nel processore perché troviamo nel vivo un processore top di gamma di l'anno scorso, ovvero lo Snapdragon 8 generazione One, con frequenza massima da 3 GHz, e il MediaTek 1080 invece nel Samsung A34, che è un processore di fascia media comunque abbastanza buono. La GPU nella 34 è una Mali G68 MP4, mentre invece abbiamo l'Adreno 730 nel vivo. La RAM nel vivo è 12 GB, espandibile ulteriormente attraverso altri 4 giga, attraverso in particolare la RAM virtuale, andando a occupare quindi memoria, occupando memoria dallo spazio interno, mentre invece nel Samsung abbiamo una RAM da 6 giga, o 8 giga per la versione 256 GB, anche qui c'è l'espansione della memoria con la RAM virtuale. LPDDR4 per quanto riguarda il Samsung, mentre invece abbiamo LPDDR5 per quanto riguarda il Vivo. La memoria interna è 128 GB per la mia versione, si stanga la 256 GB, UFS 2.2 per la 34, mentre invece 512 GB UFS 3.1 per il Vivo. Quindi top di gamma anche per quanto riguarda la memoria interna. Ambedue hanno una porta USB Type-C con uscita, dovrebbe avere l'uscita video il vivo, anche se non l'ho mai certificato, l'ho visto in alcuni video che è presente, ma io non l'ho mai potuto constatare, mentre invece il Samsung ha una porta senza uscita video. In più, in pratica, offre protezione IP68 il Vivo, offre protezione IP67 il Samsung, è uno dei pochi dispositivi di fascia media con questo grado di protezione a polvere e acqua. Bluetooth 5.2 e 5.3 per il Samsung, NFC su entrambi, GPS, GLONASS e Galileo su entrambi, DRM, Wildwire L1 supportato su entrambi. L'API camera 2 è limitato sul Samsung, non è limitato invece sul Vivo. Abbiamo inoltre il Wi-Fi 6 per il Vivo, Wi-Fi 5 per il Samsung, che supporta lo standard WHT80 e il Wi-Fi 6 con supporto WHT80 anche per il Vivo, manca però il Wi-Fi 6E. Ovviamente le velocità sono più elevate per il Vivo, dove si raggiungono gli 800 MB in trasmissione, gli 860 in ricezione, 630 MB in ricezione e 670 MB in trasmissione per il Samsung. A livello di telefonia abbiamo una buona ricezione per entrambi i dispositivi, ottima direi per il Vivo se confrontato con il Samsung. Il Samsung diciamo che non è uno dei migliori a livello di ricezione, però in questa fascia media si comporta abbastanza bene e si comporta meglio rispetto alla 54, che ha invece un processore Exynos. Per quanto riguarda invece le chiamate, sono ottime su entrambi. Sul vivo la qualità della voce è praticamente cristallina, mentre invece sull'A34 è leggermente inferiore da questo punto di vista. Supportano entrambi le chiamate volte Wi-Fi 4G Plus su entrambi e 5G su entrambi. Con buona aggregazione delle bande è probabilmente migliore il 5G però per il vivo. Mentre per quanto riguarda il vivo offre anche la registrazione delle chiamate di default che non offre l'app della chiamata, che non offre invece il Samsung. Parlando di connessione, in particolare ho trovato una migliore, diciamo, connessione per quanto riguarda il vivo rispetto al Samsung, che comunque Samsung si è comportato la 34 meglio in ricezione rispetto al Samsung S22 Ultra. Parlando proprio di quindi in diretta, abbiamo nel caso del vivo ho due SIM in 4G Plus su entrambi i dispositivi, due SIM Vodafone. Vediamo come in pratica il segnale nel vivo arriva a 43 ASU contro invece i 49 ASU, 50 ASU del Samsung in 4G. Quindi c'è in questo caso un lieve passaggio su entrambi del 4G, 4G Plus, però come vediamo sempre il vivo si mantiene con una potenza ASU maggiore rispetto al Samsung, si va dai 40 ai 45, mentre il Samsung si mantiene sui 40-42, però ho notato comunque
un'ottima ricezione anche per quanto riguarda l'A34, segno che ovviamente il chip utilizzato, il MediaTek 1080, è comunque un processore che sotto il lato connessione funziona meglio rispetto a quello che è stato utilizzato dagli altri dispositivi di fascia media Samsung con processore Exynos. Fare un confronto fra i benchmark ovviamente non ha senso, in quanto parliamo di un dispositivo top di gamma di l'anno scorso che comunque ha delle prerogative tali da poterlo confrontare anche con dispositivi attuali top di gamma, con invece un dispositivo di fascia media. Utilizzando quindi la stessa versione di AnTuTu, anche la 34 comunque ha dei punteggi abbastanza elevati, arriva a 563.000 nella versione da 12 giga e 256 GB interna, altrimenti va sui 480-513.000 per quanto riguarda la versione da 128 GB. Nel test di Jimpack, invece, anche qui ovviamente sia in single core che in multicore il vivo supera. Per quanto riguarda invece il test delle performance, quindi nel throttling test, dopo 15 minuti già il vivo aveva ridotto di molto le sue, diciamo, caratteristiche, le sue performance, mentre in un test condotto per ben 60 minuti, come vediamo, l'A34 si è mantenuto sempre con, diciamo, un'ottima capacità, passando da un massimo di 201 punti a 143, ma in 60 minuti, quindi ha perso veramente poco delle proprie capacità. Nel test di Jimpack 6, in particolare invece, è aumentato il valore. Io ovviamente ho effettuato il test con Jimpack 6 anche per il vivo e come vediamo nel caso del Samsung, nella versione da 12 giga, come vediamo i valori anche nel Samsung risultano abbastanza elevati, così come elevati è il test del 3D Mark, ovviamente utilizzato il With Life, mentre qui sul vivo il With Life Extreme. Invece, per quanto riguarda il test di PC Mark, anche qui è risultato addirittura superiore l'A34 con 11.751 rispetto agli 11.334 del vivo, segno quindi che l'A34 comunque ha un processore ottimo, con un'ottima ottimizzazione da parte di Samsung. Forse l'unica cosa che rende un po' pesante l'utilizzo del dispositivo è ovviamente il software interno, che è abbastanza pesante, ma grazie al processore e alla comunque buona capacità della memoria RAM, io lag particolari e vistosi non li ho mai visti. Per quanto riguarda invece la durata della batteria, è risultato migliore ovviamente il Samsung. Hanno tutte e due una batteria da 5000 mAh, che è composta da due celle da 2005 nel vivo e supporta la ricarica rapida 80 W, supporta la ricarica rapida a 25 W. Il Samsung si ricarica completamente in 30 minuti, si ricarica completamente invece in un'ora e mezza il Samsung con il suo caricatore. A livello proprio di durata, abbiamo comunque due dispositivi che ci permettono di arrivare tranquillamente a sera, ma la durata si differisce dal fatto che con il Samsung riesco ad effettuare tranquillamente, con il medesimo utilizzo, 8 ore, 8 ore e mezza, mentre 7 ore, 7 ore e mezza di schermo acceso con il Vivo, utilizzandolo allo stesso modo. Tornando ai benchmark, invece, quello che mi ha sorpreso è stato in particolare il test del GPS, perché il Samsung non offre un GPS veramente molto importante. Abbiamo un aggancio di 16 satelliti su 27 contro 52 satelliti su 75 agganciati dal vivo. Il vivo praticamente ha un fix istantaneo, mentre invece il Samsung, anche quando è posto fuori da un edificio, quindi all'aria aperta, ha comunque un tempo maggiore per poter fissare i satelliti. Nel test invece del wifi, quindi velocità del wifi, in pratica si sono comportati tutti e due bene. Infatti, avendo una 100 mega, diciamo che le differenze non sono state cospicue. Ambedue hanno raggiunto il valore massimo di 74.1, partendo da un minimo di 73.3 il Samsung e 72 il Vivo. Quello che ho notato è che il Samsung, facendo diversi test
continui tende a scendere di più il valore rispetto al vivo. Il vivo solitamente non è mai sceso sotto i 70, mentre invece il Samsung sì. In download, in upload più o meno la stessa situazione. Come vediamo, il Samsung si è mantenuto sempre sui 20.3, la stessa cosa anche il Samsung, ma ha raggiunto anche i 20.4 come velocità massima. Diciamo che il wifi in tutti e due i casi è ottimo. L'unica differenza sostanziale è che il vivo alla stessa distanza dal router tende a mantenere il segnale meglio della 34, mentre per quanto riguarda le velocità delle memorie interne abbiamo qui una netta differenza, velocità praticamente doppie grazie all'UFS 3.1 contro l'UFS 2.2 del Samsung, 1901 MB in lettura contro gli 886 in lettura del Samsung, e 490 MB al secondo in scrittura contro i 1456 in scrittura del Vivo. Quindi a livello di memorie nettamente migliore il Vivo. Nell'altro test condotto, sempre per quanto riguarda le memorie, anche qui si passa dai 456 in lettura contro i 90 MB al secondo, e invece e poi si passa in scrittura, e in lettura si passa dai 955 ai 658, quindi nettamente migliore il vivo. Anche in quest'altro test abbiamo visto come la memoria, della velocità della memoria in lettura 787 contro i 1110 MB al secondo, UFS 3, UFS 2.0 per il Samsung, mentre in lettura 1249 contro i 787 in scrittura, 1110 contro i 123, quindi nettamente migliore il vivo a livello di test di benchmark. Per quanto riguarda invece le fotocamere, anche qui abbiamo una netta differenza a favore del vivo, essendo comunque un top di gamma rispetto al Samsung, perché abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel f1.6 con stabilizzazione ottica dell'immagine, laser autofocus corrispondente ad una 23 mm, ed è in particolare una f1.57 contro invece una fotocamera principale da 48 megapixel, una Sony MX582 f1.8 dotata di autofocus, stabilizzazione ottica dell'immagine, zoom digitale 10x. Poi abbiamo per il Samsung una fotocamera da 8 megapixel ultra wide f2.2, mentre invece abbiamo un ultra wide da 48 megapixel per il vivo e una Sony MX598 f2.2 senza stabilizzazione ottica per entrambi. Poi abbiamo una fotocamera macro da 5 megapixel f2.4 con messa a fuoco fissa a 4 cm di distanza per il Samsung. Invece abbiamo una telefoto 12 megapixel zoom 2x ottico f1.6 50 mm da 12 megapixel, che è una Sony MX663, e una periscopica da 8 megapixel, un Omnivision, con zoom 5x ottico f3.4. Stabilizzazione ottica per la periscopica, non ottica per la telefoto nel caso del vivo. Quindi in più abbiamo un doppio flash LED contro un singolo flash LED, in più le lenti sono ingegnerizzate da Zeiss, che utilizza anche una copertura a quattro lenti antiriflesso e tecnologia T-Zeiss. In più abbiamo anche un processore custom V1 che si va ad aggiungere al processore già inglobato nel Qualcomm Snapdragon 8 generazione 1 del vivo, mentre invece nel Samsung abbiamo solamente un coprocessore che è quello legato alla scheda madre, quindi al MediaTek 1080. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore, abbiamo per il vivo una selfie da 16 megapixel Sony f2.45 contro invece una fotocamera frontale da 13 megapixel Sony MX258 f2.2. A livello di foto, diciamo che il vivo è migliore. Altra cosa importante è che tutte e due utilizzano come sblocco il lettore di impronta digitale, che ovviamente è ottico per il Samsung, è ultrasonico 3D Max per il Vivo, occupa quindi una superficie più grande e lo sblocco praticamente immediato, molto
migliore rispetto a quello del Samsung. Il Vivo, inoltre, stavo dicendo, ha una fotocamera frontale da 16 megapixel contro i 13 a livello di foto. Diciamo che il Vivo batte il Samsung sotto ogni aspetto per quanto riguarda le fotocamere posteriori, non per la fotocamera anteriore a livello di video registrati, poiché i video registrati nel Vivo si fermano a 1080p 30 fps con la fotocamera anteriore, e questo è veramente un deficit per un telefono di questa portata contro il Samsung, che registra video in 4K UHD 30 fps, quindi in 4K 30 fps sia per la fotocamera anteriore che con la fotocamera posteriore, che non arriva al 4K 60 fps, cosa che invece arriva il Vivo particolarmente arriva anche all'8K 30 fps. Nel test condotto invece, tornando ancora ai benchmark, con il 4G Plus, vediamo in pratica le differenze sostanziali fra i due dispositivi. Con il 4G Plus in download, il Samsung è arrivato a un massimo di 29,51 contro i 37,75 del Vivo, mentre in upload il Samsung è arrivato a 25,90 contro i 22,50. Quindi diciamo che la connessione Vodafone su entrambi va bene, leggermente migliore il download per il Vivo, mentre è risultato leggermente migliore l'upload per il Samsung. Però poi alla realtà dei fatti il Vivo scarica molto più rapidamente i dati rispetto al Samsung. Tornando invece alle foto, andate a effettuare una serie di confronti utilizzando il metodo del punta e scatta per entrambi. Che cosa abbiamo? Abbiamo che l'HDR risulta più luminoso la foto del Vivo rispetto a quella dell'A34. Molti più dettagli per quanto riguarda il Vivo, diciamo a livello della montagna e degli alberi rispetto al Samsung, e diciamo una foto comunque più dettagliata sotto ogni aspetto nel Vivo, anche per quanto riguarda diciamo l'ingrandimento e gli zoom rispetto al Samsung A34, che comunque ha scattato di giorno un'ottima foto, ma confrontandola con quella del Vivo abbiamo abbastanza lacune nel caso del Vivo, del Samsung. Mentre per quanto riguarda invece la foto scattata con la fotocamera grandangola di più quella del Samsung, ma a livello di dettagli nettamente migliore quella del Vivo, molto più dettagliata con meno rumore rispetto a quella del Samsung. Per quanto riguarda la macro, anche qui abbiamo una fotocamera dedicata da 5 megapixel per il Samsung per quanto riguarda la macro, mentre utilizza una fotocamera standard per quanto riguarda le macro il Vivo, e la differenza si nota. Abbiamo una modalità super macro per il Vivo che si può attivare anche in maniera automatica, i dettagli sono nettamente a favore del Vivo. Mentre per quanto riguarda questa foto scattata così ad un vaso con il basilico, in pratica il Vivo, diciamo, ha una foto meno spenta rispetto a quella del Samsung, dei colori più vivaci e anche più mi sembrano comunque vivaci, ma allo stesso tempo anche abbastanza naturali rispetto a quella del Samsung, dove invece il livello dei dettagli è comunque abbastanza inferiore. Però anche in questo caso comunque la foto del Samsung è risultata abbastanza buona. Fotoritratto anche qui nettamente migliore per quanto riguarda il Vivo rispetto all'A34, sia per quanto riguarda i dettagli catturati che l'immagine in sé e come gamma cromatica, mentre video registrato in 4K con la fotocamera posteriore del Samsung, come vediamo, è abbastanza traballante a 4K 30 fps, nonostante era comunque attiva la stabilizzazione digitale del video, è abbastanza traballante, mentre invece il 4K 60 fps del Vivo è molto molto più stabile anche come gamma cromatica, e i colori sono nettamente migliori nel Vivo. Fotocamera anteriore, differenza tra la fotocamera del Samsung, che comunque registra video in 4K 60 30 fps, ottima la ripresa, abbastanza stabilizzato. Differenza invece della fotocamera 1080p 30 fps, che a livello di dettagli non è buona come quella del Samsung, ma è comunque abbastanza buona per essere una 1080p, e inoltre è anche abbastanza stabile, diciamo se la battono a livello di stabilità, se la battono. Ovviamente come livello di dettagli migliore quella
4K del Samsung. Per quanto riguarda invece una foto selfie scattata all'interno, qui nettamente migliore il vivo. Anche la foto scattata all'esterno con un selfie all'esterno è riuscito a mettere il Samsung meglio, diciamo, il soggetto, la ripresa del soggetto, mentre a livello di bordi è risultato migliore il vivo. Sempre una foto con la fotocamera anteriore, selfie all'esterno, qui anche i livelli di dettagli del vivo sono migliori, faccia più rossa, più naturale quella del vivo, più giallognola quella del Samsung. Foto scattata completamente al buio con una piccola quantità di luce presente, il Samsung ha catturato questo livello di luce contro quella del vivo che è risultata molto foto scattata con modalità notturna attiva. Vediamo com'è la modalità notte attiva per il Samsung, praticamente ha impasticciato la foto, ha catturato sì, sicuramente più luce, ma è molto, diciamo, pastosa l'immagine, cosa che invece non ha fatto il vivo, dove è passato da una modalità di scatto con zero luce ad una modalità luminosa, molto, anche molto dettagliata, con la modalità notte attiva che funziona davvero bene nel vivo. Poi foto scattata con il flash su entrambe. Con entrambi i telefoni, qui mi sembra che il flash del vivo non funzioni in maniera egregia. Basta guardare l'immagine e noto, diciamo, un migliore, anche qui le scritte risultano migliori nel Samsung rispetto al vivo. Quindi il flash nel vivo non è potente come mi aspettavo, e particolarmente non ha la stessa efficacia. Anche diciamo rispetto ad un medio gamma come può essere la 34. Quindi la foto scattata con il flash è risultata migliore a mio avviso quella del Samsung rispetto a quella del Vivo. Andando poi anche qui a vedere invece in altre parti abbiamo che in maniera particolare lì dove il Samsung riesce a mettere più a fuoco le scritte sono molto più evidenti, mentre invece il Vivo ha un'area di copertura con messa a fuoco maggiore e più ampia rispetto alla 34, e questo lo si nota lungo i bordi dove il Samsung non ha messo bene a fuoco rispetto al Vivo che ha messo invece lungo i bordi molto meglio a fuoco, o come in quest'altra parte dove, come vediamo, le scritte sono abbastanza sfocate nel Samsung, mentre risultano più dettagliate nel vivo. A livello invece di audio, abbiamo un audio nettamente differente. Proviamo prima il Samsung. Il servizio clienti Vodafone ti dà il benvenuto. La chiamata è gratuita e sarà registrata per fini qualitativi. Informativa privacy su vodafone.it. Per cosa hai bisogno di supporto? Per una linea mobile. Come vediamo, quindi il Samsung ha una buona qualità del via voce, c'è anche un'opzione che in via voce va a aumentare ulteriormente la qualità del suono. La chiamata è gratuita e sarà registrata per fini qualitativi. Informativa privacy su vodafone.it. Mentre per quanto riguarda il vivo, in pratica a livello di viva voce è migliore sicuramente, anche perché ha un doppio audio stereo, mentre invece il Samsung, pur avendo un audio stereo, perché anche la cassa dell'auricolare, io prima mi ero sbagliato dicendo che era mono, invece l'audio è stereo anche nel Samsung, ma l'audio stereo del Samsung è comunque di qualità minore rispetto a quella del vivo. Vediamo a livello proprio di audio, prima con il Samsung aumentiamo il volume al massimo. Facciamo la stessa cosa anche per il vivo. Come
A livello di audio sembra leggermente più alto quello del Samsung, che arriva comunque a 90,4 decibel contro i 90,1 del Vivo a livello di suonerie, però come qualità proprio sicuramente migliore quella del Vivo, e in particolare utilizzando le stesse cuffie ho notato che il chip interno nel Vivo comunque va a migliorare notevolmente il suono rispetto invece al Samsung, che ricordiamo che è comunque munito di Dolby Atmos. Per quanto riguarda le temperature sono abbastanza simili, si arriva a 34,5 e 37 invece per il Samsung, 32, quasi 40, 38-39 per il Vivo quando utilizzato alla massima potenza. Nel Vivo c'è anche un'area abbastanza vasta per la dissipazione del calore con delle piastre in grafene, in questo modo la temperatura comunque tende a mantenersi sempre abbastanza non elevata. In più a livello software ci sono anche delle feature che consentono di raffreddare il dispositivo. Infine a livello software la 34 è abbastanza simile ai fratelli maggiori, quindi la serie S23, quindi non vado a ripetere tutte le feature che ovviamente ci stanno, manca solamente quella legata al pennino, tutte le altre sono presenti, come per esempio la possibilità di avere la barra laterale che comunque è presente anche nel Vivo, oppure andando in pratica sul display, quindi sullo schermo, abbiamo l'uniformità di adattamento che comunque è presente anche nel Vivo, con la possibilità di passare da una modalità standard ad una modalità adattiva, quindi alta, quindi non è presente una modalità adattiva, che invece in pratica è presente nel caso del Vivo. Nel Vivo è possibile impostare a 60 Hz, che sarebbe la frequenza standard del Samsung, a 120, che sarebbe quella alta del Samsung, oppure possiamo impostare la frequenza anche con una commutazione intelligente che manca invece nel Samsung. Poi in entrambi sono presenti diverse modalità di colore, vivida e naturale per il Samsung, che comunque ha dei colori abbastanza poco abbastanza spenti se confrontati con il Vivo, che invece ha una modalità standard professionale luminosa e ha la possibilità di adattare anche alla temperatura della luce ambientale. In più possiamo impostare anche regolare la temperatura del colore, quindi più possibilità. In più nel Vivo abbiamo un display che è migliore, perché parliamo in pratica di un 7 pollici di fabbricazione Samsung, un Samsung E5 AMOLED, formato 21 decimi, curvo leggermente ai bordi, WQHD+, 3080x1440 pixel, 486 ppi, 1 miliardo di colori, HDR10+, con gamma DPCI 3 pari a 112%, 1500 nits di luminosità massima, che arriva anche sui 1600, manuale si attesta sui 600 nits, dotato di tecnologia LTPO che varia dai 10 ai 120 Hz, con un refresh anche adattivo e 240 Hz di touch sampling, mentre invece il Samsung risponde con uno schermo da 6,6 pollici Full HD+, da 1080x2340 pixel, di fabbricazione Samsung ovviamente, rapporto 19,5 noni, refresh a 120 Hz, Super AMOLED, manca il supporto HDR, protetto da Gorilla Glass 5, con luminosità minima che arriva a 1,66, distribuzione della luminosità pari al 98% e luminosità massima che arriva a 1000 nits, quindi comunque inferiore rispetto a quella del Vivo. In più, andando su Display Tester, su entrambi i dispositivi, con luminosità impostata al 50%, lo schermo del Vivo mi sembra già più luminoso rispetto a quello del Samsung. Impostando la luminosità massima, anche il Samsung ha un display veramente molto luminoso, ma non arriva a quello del Vivo, anche se i colori sono molto belli, quelli del Vivo sono nettamente migliori. Inoltre cornici molto più ridotte e rastremate nel Vivo, che sembrano praticamente simmetriche su tutti e quattro i lati rispetto a quelle del Samsung. Bianco molto più bianco nel Vivo che rispetto al Samsung, e nero più profondo e più cupo rispetto a quello del Samsung, quindi a livello di display nettamente migliore anche come riproduzione dei filmati il Vivo. In più, andando a riprodurre in pratica delle foto, quindi
Allora, volendo riprodurre delle foto, vediamo come, aumentando poi la luminosità, anche in questo caso al massimo, la riproduzione delle foto nel vivo è molto più dettagliata rispetto a quella del Samsung, molto meglio, anche se comunque lo schermo del Samsung è un ottimo schermo senza ombre di dubbio. Analizziamo infine anche un video riprodotto su YouTube alla massima risoluzione possibile su entrambi, che è 2160p. Vediamo in pratica come viene riprodotto sul Samsung. Aumentiamo la luminosità al massimo e aumentiamo la luminosità al massimo anche per il vivo. Vediamo come la riproduzione dei video è ottima su entrambi, ma il vivo ha veramente una qualità eccezionale ed è superiore, magari non è visibile se si guarda dietro una fotocamera, ma confrontato fra non confronto fra i due dispositivi, la qualità del vivo è veramente più elevata rispetto a quella del Samsung, senza ombra di dubbio. A livello di opzioni, come dicevo poc'anzi, in particolare il Samsung offre comunque tutto ciò che è presente anche nei dispositivi di fascia top, quindi la serie S23, ma non offre quello che magari offre il Vivo. Il Vivo ha molte più opzioni di personalizzazione del dispositivo, personalizzazione che nel Samsung può essere ottenuta andando a scaricare l'app GoodLock dallo store di Samsung. Due ottimi dispositivi, il Vivo ovviamente è un dispositivo per chi cerca qualcosa di mastodontico, è il dispositivo attualmente più grande presente sul mercato con queste caratteristiche da top di gamma, mentre invece il Samsung è un dispositivo di fascia media, comunque molto interessante e che ha tra le sue alcune caratteristiche che lo rendono a mio avviso molto attuale. È vero, ora sono molti i dispositivi di fascia media che superano la 34 e che possono essere acquistati comunque allo stesso prezzo, ma chi cerca un dispositivo di casa Samsung che verrà aggiornato tantissimo e che offre delle buone performance, sicuramente la 34 è da prendere in considerazione, mentre invece il Vivo, a mio avviso, è da prendere in considerazione solamente chi cerca dispositivi di grosse dimensioni, non ha problemi a portarsi dietro un dispositivo di grandi dimensioni e vuole qualcosa che possa scattare non solo delle ottime foto, ma che possa anche funzionare nel corso del tempo senza nessun tipo di lag.